Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi faccio vedere delle ricette golosissime, sono ricette light, vanno benissimo per una dieta. Vi ricordo ovviamente che questa è la mia dieta equilibrata, ovviamente voi potete prendere sicuramente spunto da queste ricette, però comunque io vi consiglio sempre di consultare una nutrizionista se avete intenzione di seguire un percorso di dimagrimento. Allora, partiamo subito dalla colazione. Vi faccio vedere come fare questa torta al limone, super super sofficissima e senza burro, senza olio, senza lievito, senza latte. È davvero super super facile. Allora, prendete tre uova, le dividete, quindi dividete i bianchi dai tuorli. E nei tuorli andiamo a mettere 240 g di yogurt greco senza lattosio. Mescolate questi due ingredienti insieme, dopodiché all'interno di questa ciotola ci andiamo a mettere anche la buccia del limone e un cucchiaio di succo di limone. Aggiungiamo anche 3 cucchiai di farina, potete utilizzare la farina che preferite, e un cucchiaio di amido di mais. Un pizzico di sale, mescolate bene il tutto e nel frattempo prendete gli albumi che andranno montati a neve insieme allo zucchero. Io utilizzo dai 4 ai 5 cucchiai di zucchero, potete utilizzare anche un dolcificante a piacere. Quindi montate a neve e quando avrete ottenuto una bella spuma potete unire i due ingredienti. Quindi mettiamo gli albumi all'interno del nostro composto con i tuorli e mescolate bene, delicatamente dal basso verso l'alto senza smontare gli albumi. A questo punto andremo a fare una cottura in forno al vapore, cioè prendiamo una teglia, io non ce l'ho rotonda più grande di quella in cui andrò a versare la torta, quindi prendo questa teglia rettangolare e vado a metterci all'interno della teglia rettangolare l'acqua, così che andremo a fare quella cottura a vapore di cui vi parlavo. Quindi mettiamo il composto all'interno della tortiera oleata e infarinata e ci mettiamo l'acqua intorno. Quant'acqua? Allora dobbiamo riuscire a coprire almeno due dita del nostro composto. La torta non verrà molto alta perché non c'è il lievito. Se la volete un po' più alta, potete tranquillamente aggiungere una busina di lievito per dolci. Inforniamo a 150 gradi in forno statico per 30 minuti. Dopo abbassiamo la temperatura a 140 e continuiamo la cottura per altri 30 minuti. Il risultato è questa torta sofficissima, sembra quasi una nuvola, è super super leggera, perfetta per la colazione. Passiamo al pranzo, inizia a far freddo e questo è il periodo del brodo e del brodino, quindi ho preparato davvero una cosa molto semplice. Vi voglio far vedere che cosa faccio poi con le verdure con la quale ho fatto il brodo. Quindi iniziamo preparando il brodo, una cosa molto semplice, ho utilizzato queste verdure, sedano, carote, pomodori, una patata e metà cipolla, ci ho messo l'acqua fredda e ho portato a bollore. Poi ci metterò anche un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe, se volete anche un dado, se lo volete un po' più saporito. Quando il brodo è pronto, vado a mettere in un altro pentolino il brodo che mi servirà per la pasta, per la cottura della pasta, e ne lascio un po' nella pentola con le verdure. Il mio brodo è pronto e questo è il mio pranzo. Per quanto riguarda le verdure, adesso vedremo per la cena che cosa ne farò. Passiamo allo snack, vi faccio vedere come faccio questo super muffin al microonde cioccolatoso pronto in un minuto. Allora, prendiamo un cubetto di cioccolata fondente, ci mettiamo all'interno anche un cucchiaino di burro di arachidi, poi il dolcificante a piacere, il cacao, la farina, quella che preferite, va bene anche quella di avena. Mescolate bene e poi aggiungiamo un liquido. In questo caso io utilizzo del latte scremato, ma potete utilizzare anche l'acqua oppure le bevande vegetali che preferite. Mettiamo il composto all'interno di un pirottino, un po' di gocce di cioccolato e in microonde alla massima potenza per un minuto e mezzo.
Il risultato è questo muffin super cioccolatoso, sofficissimo e davvero goloso, buonissimo. Se avete voglia di cioccolato, soprattutto in quei periodi, vi consiglio di provarlo. Poi è perfetto anche per la colazione in realtà. Allora, ecco qui la mia cena, come consumare le verdure del brodo. Ci ho preparato una bella vellutata, davvero gustosa. Allora, queste sono le verdure, le vado a riscaldare la sera e poi vado a frullare tutto all'interno del bimby, ma potete utilizzare un frullatore o il mini pimer. Quindi metto le verdure e un po' di brodo che è rimasto, vado a frullare il tutto e la mia vellutata è pronta. La vado a mangiare con due fettine di pane di semola. Allora, spero tanto che queste mie idee vi siano piaciute, fatemi sapere che cosa ne pensate. Aspetto anche qualche vostra idea, magari scrivetemi qui sotto qualche vostro piatto preferito, così da prendere anche spunto. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!